Qual è il messaggio, cosa ti aspetti dal pubblico bergamasco, visto che è casa tua in sostanza? Fra l'altro questo concerto è nato un mese fa col desiderio di concludere questo mio tour che si chiama Inseguendo la mia musica a Bergamo, perché mi sarebbe veramente dispiaciuto moltissimo, neanche farlo apposta. C'era libero questo 12 dicembre, che è una data magica, e come si diceva prima si è aggiunto questa vittoria dell'Atalanta di ieri. Tra l'altro questa mattina ci siamo svegliati pure con la neve ed è stato, credo, un grande grazie dal cielo all'Atalanta e al suo risultato. E questa sera mi aspetto veramente una serata magica, come si dice. Una serata all'insegna anche di Santa Lucia, visto che domani noi bergamaschi i bambini festeggiano la Santa. Beh certo, infatti per noi bergamaschi Santa Lucia per i bambini, e non solo, perché per tutti quanti credo, fa parte della nostra tradizione ed è una notte magica anche per questo motivo. Ma certo, Santa Lucia non solo i bambini, ma anche i grandi, questa è la grande... significa che fa parte, a me piacciono molto le tradizioni e questa è una tradizione che rimane e c'è e continua ad esserci, soprattutto per noi bergamaschi. Ci puoi fare in ultimo un augurio natalizio? Beh, un Natale felice a tutti, che sia un Natale migliore in tutti i sensi, perché no, si accende la televisione ed è inascoltabile, perché si urla, si litiga, anche a livello politico, per cui tutte queste cose creano delle incertezze incredibili e ci auguriamo, perché no, un Natale con un mondo migliore. Grazie. Grazie a te.